grazie della voce mia. Allora, abbiamo disputato, credo, per 30 minuti una gara interessante, una gara intelligente, la gara che volevamo disputare. Purtroppo negli ultimi 5-6 minuti, quando Reggio è stata brava a fare un paio di canestri anche difficili, ma brava anche a cercare l'uomo giusto in quel momento, noi abbiamo avuto poca lucidità in attacco, parlo degli ultimi 5-6 minuti, quando praticamente eravamo più 1 meno 1, quando il punteggio si era. E in quel momento, con un paio di canestri difficili, brava Reggio, abbiamo commesso troppi errori di seguito, sia in attacco per poca lucidità, per fretta, e in difesa, dove abbiamo giocato con l'ansia di voler tornare il prima possibile in attacco e rimediare in attacco invece di pensare a rimediare in difesa. Abbiamo fatto una discreta difesa per due quarti e mezzo. Purtroppo, come ho detto ai ragazzi, se pensiamo di voler vincere in questo campionato, a maggior ragione con due assenze importanti, quindi venivamo a giocare anche senza i playmaker, soprattutto roba che è venuta fuori, insomma, nelle ultime 48 ore, e quindi già l'organizzazione per alcune cose, soprattutto dal punto di vista offensivo, poteva essere approssimativa. Bisognava essere più bravi, dovevamo essere più bravi nel momento in cui ci poteva essere un break, cosa che è avvenuto a 5 minuti dalla fine, a leggere determinate situazioni in attacco e in difesa. Ci dovrà servire di lezione, perché durante l'anno le assenze, i problemi possono capitare, e bisogna sapere quando hai dei problemi come devi giocare. Al momento, visto anche il risultato della partita, credo che non siamo pronti quando c'è qualche problema importante, un'emergenza, a giocare in una determinata maniera. Non sono preoccupato, perché so che c'è da lavorare, eravamo fuori casa, per qualche giocatore era anche la prima partita nel campionato italiano fuori casa. Che altro dire? Torniamo un po' anche al discorso che, se permetti all'avversario di tirare con quelle percentuali, soprattutto nella seconda parte di gara, o fai una partita da 90 e passa punti, oppure cerchi di metterti in difesa. Non abbiamo fatto negli ultimi 5-6 minuti né l'uno né l'altra, e quindi Reggio Emilia credo che abbia vinto alla fine meritatamente, soprattutto per lo sprint e l'accelerata che ha dato negli ultimi 5-6 minuti. È stata la prima, c'è ovviamente tanta soddisfazione. Non eravamo certi, non sapevamo quale versione di noi stessi saremmo riusciti a mettere in campo a livello tecnico, però avevamo l'ambizione, la pretesa verso di noi, per rispetto verso noi, per rispetto verso il nostro lavoro, di mettere in campo una squadra emotivamente pronta. Era l'unica cosa che potevamo essere sicuri che era sotto il nostro controllo. Siamo riusciti a farlo, i ragazzi sono stati veramente bravi in questo, abbiamo superato un paio di momenti difficili, uno soprattutto nel secondo quarto. Una squadra ancora non quadrata, ancora non rodata come la nostra, che si allena insieme da una settimana, e quindi, visto che ho vinto, non lo sto usando come alibi, ok? Poteva rischiare veramente di avere una debacle in quel momento. Invece abbiamo tenuto, siamo riusciti a reagire di squadra, di gruppo, e questo ha fatto la differenza, insieme alla capacità che abbiamo avuto di stringere le maglie difensive nel secondo tempo. Abbiamo fatto un secondo tempo difensivamente di grandissima energia e intensità, ma anche tatticamente molto accorto. A un minuto dalla fine Sassari aveva segnato 27 punti, tanti quanti avevamo subito nel solo secondo quarto. E penso che la partita sia lì. La reazione nel secondo quarto, la capacità di focalizzarsi su una parte del gioco che era quella difensiva. Offensivamente, diciamo che l'avere continuità nel mettere la palla vicino a canestro con fiducia ai nostri lunghi, sia per le loro conclusioni ma anche per poi trovare conclusioni con gli esterni, ma soprattutto per non dare modo a Sassari di, con continuità, mettere pressione ai nostri esterni, ecco, offensivamente è stata la cosa che più ci ha aiutato, diciamo.